L'uomo di Neanderthal. L'orologio del tempo cammina instancabile e la scatola cranica del pitecantropo si raddrizza, si allarga. Le sue membra e le sue mani subiscono un processo di ominazione. Il sinicantropo, l'uomo di Swanscombe o Montmorel. Ben presto vedremo comparire l'uomo di Neanderthal. Le apparizioni dell'uomo di Solo, dell'uomo della Rhodesia, resteranno effimere. Si è detto che il riso è proprio dell'uomo, quantomeno lo è dei fanciulli. L'uomo è, quindi pensa. Pensa e ride. Buongiorno, maestro. Buongiorno, Pierino. Però com'è cresciuto da stamattina? Ma se continua così, quanto diventerà? Ma sogno son desso. Adesso però basta. Sono stufa delle vostre buffonate. Calmati. Il posto che ci vuole per noi, eh? Aveva ragione, è un luogo molto piacevole. Voi due aspettatemi. Provate con questi. Oh, che male. Oh, come scotta che pio. Oh, e questa poi? Una, due. Mi è venuta un'idea. Ma bravi ragazzi, ottima pesca. Cosa sono quelle pietre? Un'altra delle sue idee strambe. Guarda. Ecco. Ti rendi conto di quante cose si possono fare con questo? La lama bifacciale, un arnese tagliente che verrà utilizzato in vari modi, specie come accetta, che diventerà l'utensile per eccellenza. La lama con costa antenata del coltello. Il maestro sente che sta per entrare nella memoria dei posteri. Ehi, Pierino, vieni con noi! No, grazie. Preferisco restare qui con il maestro. Hai ragione, Pierino. Tu sì che sei saggio. Lasciatelo in pace. Diventerà un artista, mio figlio. Thank you.
mettere giù, brava gente. Tutti questi animali sono roba mia. E questo è il terreno di caccia. Afferrate l'idea. Levatevi tutti dai piedi o vi faccio vedere io. Ehi tu, se credi di farci paura. Cacciami via quel moschino. Se vuoi farti valere, questo è il momento. Beh, ecco. Allora, si può sapere cosa aspetti? Una bella botta in testa. A ciascuno un suo terreno, d'accordo? Stabiliamola qui la frontiera. Sì, ma attento, capo, che le bestie restino a noi. Però le bestie le teniamo noi, prendere o lasciare. Vi faccio una proposta. Dividiamo. Se volete, prendete la più grossa. Porta via quella. Però il cacciatore ti ha disobbedito, capo. Bisogna scacciarlo. Devi pure farti rispettare, no? Vattene, ti scaccio e non farti più vedere. Io? E perché? Che ho fatto? Codardo, ti metto al bando. Mica è giusto. Ma è così. Guarda. Che è? Arnese non serve a niente. Lasciate che mi ci provi anch'io. Prendi. No, no, quello che mi serve già ce l'ho. Oh, che magnifico arnese. Eh sì, e lo ha fatto tuo figlio. Malcistino, vai a chiamare Pierino. Tuo padre ti vuole. Ecco qua. È troppo, un pezzo troppo grosso per me. E questo va bene? Vai, genio! Bravo, Pierino, sono orgoglioso di te. Va bene? Non c'è male. Uffa! Uffa! E così? Oh, è ancora meglio. Gli attrezzi, sia pure ancora rudimentali, non servono solo a procacciarsi il cibo. Basta aguzzare l'ingegno a seconda delle esigenze. Toh, prendi. Vai a cercare da mangiare. Sì, mamma. Fa qualcosa di utile. Ah. Oh.
pensare a quante cose si potrebbero fare con questo. Il pretendente ha ottenuto il consenso. Piera, puoi fare gli auguri a tua figlia. Ma guarda chi è rispuntato! Dico a te, come ti permetti di venire qui dopo che ti avevo scacciato? Tu sarai la mia donna! Hai capito? Lasciami, ti dico, brutto bestione! È lui l'uomo che amo! Un corno! Io ti voglio per me! Non spacco la testa, capo! Tutta questa carne rovinata dal fuoco, neanche le bestie vorranno saperne. È incredibile, è molto più buona così. Toh, assaggiala. Io potrei... Ancora? Così è molto più tenera. Oh, che faticaccia. Dì, prova anche tu. Bravissimo. Scintilla. Scintilla uguale fuoco. Fuoco uguale carne tenera. Solo lui, il nostro mastodontico maciste, resta fedele alla buona carne cruda. Il maestro si dedica alla costruzione di una culla perché, visto come passa il tempo, Pieretta a sua volta è già diventata mamma. Ehi, Pierino, vieni a vedere. Sì. Buongiorno. Che cos'è? Ah, non interessa. No. Maestro, a cosa serve questa cosa? Beh, ognuna di queste tacche è un giorno. E quel cerchio lì è la luna che diventa piena. Così si può calcolare quando verrà il tempo del freddo e quello della caccia. Seguiamoli. Il modo di difendersi dagli animali e di dar loro la caccia diventa ogni giorno più ricco di espedienti, anche a prezzo di una morte violenta. Andiamo da questa parte, controvento. Eccolo, lo vedi? Sì. Quanto è grosso, eh? Thank you.
Bisogna portarlo via. Non date una mano ai ragazzi. Di tempo il sole non riscalda più, gli uccelli si allontanano e gli altri animali si tengono al largo. Non ci capisco niente, le stagioni non sono più come una volta. Eh? Maestro, non si sono maturati. La neve. Mai vista prima la neve. Sono le prime avvisaglie di una glaciazione. Ma come potrebbero saperlo i nostri amici? Insomma, ma cosa succede? Te ne so, non ci capisco più niente. Ma tu guarda. Bisogna fare come loro, andare verso sud. Beh, allora cosa vogliamo fare? Di selvaggina non ce n'è più. Andiamo. Con l'avvento delle glaciazioni avvengono le prime migrazioni. Dapprima gli animali e poco dopo gli uomini. Nella speranza di arraffare un po' di cibo, il Tigna e i suoi uomini si aggirano intorno al campo dei nostri amici. Adesso li attiri in una trappola. Tu corri ad avvertire i nostri. Come i pifferi di montagna, andarono per suonare e furono suonati. Faccio? Carogna! Quanto pesi, capo? Bisogna andar via. Oh, guarda.
Guarda un po'. Seguiamoli. Ci guideranno verso terre molto più accoglienti. Ehi! Siamo i primi. Non ci resta che una soluzione: accendere un gran fuoco. Presto vedrai. Maciste, queste sono un toccasana. Quella povera bestia mica sapeva cosa l'aspettava pigliandosela con te. Un pezzo di carne ti farà bene, maestro. Oh, no, no, grazie. Oggi non ho proprio fame. A me, allora. Tieni, mangia. C'è giusto io! Cosa ne vuoi fare di quel pezzo di legno? Non vedi? È un orso. I miei amuleti sono migliori. Oh, bravi! Siete qui finalmente! Bravi, che bellezza, finalmente! Venite, guardate venite. Quanto è bello, quanto è grosso! Maestro! Ehi, maestro! Maestro! Il nostro amico maestro ci ha lasciati. È partito per un viaggio molto lungo, molto. Oh. Sentite, non possiamo lasciarlo così, dobbiamo sotterrarlo. Spirare di morte violenta durante uno scontro o per disgrazia o durante la caccia era un fatto normale, ma morire di vecchiaia era un avvenimento rarissimo. Trentacinquemila anni prima della nostra era e dopo aver dominato l'Europa per 100.000 anni, l'uomo di Neanderthal sta per scomparire senza lasciare discendenza. Estinzione di una razza, effetto del freddo intenso, mutazione, chissà se un giorno avremo la risposta.